Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù Cristo. La quarta domenica dopo la Pentecoste, seconda orazione è quella a Cuntis, a tutti i santi. La terza, quella per i vivi e per i defunti, spesso la si dice in Quaresima. Durante questa settimana vi segnalo qui a Ferrara che il 21 è la festa di San Luigi, che è il patrono di questa chiesetta, per cui preghiamolo in particolar modo per la gioventù, per la purezza e per tutti coloro che frequentano e hanno frequentato questa chiesa. Domenica prossima sarà la quinta domenica dopo la Pentecoste. Domani a Modena alle ore 8 celebrerò la messa in suffragio di Cristina Saba. Sono 7 mesi da quando l'ha chiamata il Signore e quindi, non potendo assistervi, vi prego di unirsi al Santo Sacrificio nella preghiera. E anche in corso a Verrua il campo per le ragazze e le bambine di giugno. Sono così tante quelle che desiderano partecipare al campo estivo che abbiamo dovuto già da un po' dividerlo in due, un primo turno a giugno e un secondo a luglio, e ancora tante altre non possono partecipare perché non c'è posto per tutte, quindi pregate per il buon esito anche di questa colonia che terminerà tra pochi giorni. Avete ascoltato le letture della messa di oggi, il passo del Vangelo che ci narra della prima pesca miracolosa e l'epistola, un passo dell'epistola ai Romani, sul quale mi soffermerò un po' più a lungo. Per quel che riguarda il passo del Vangelo, vediamo come Gesù ancora non ha chiamato definitivamente al suo seguito quelli che saranno i suoi primi apostoli, ne sono citati 3, quindi Simon Pietro, Giacomo e Giovanni, ma lo seguiranno proprio dopo questo miracolo. È la prima pesca miracolosa, la seconda avverrà alla prima apparizione del Cristo risorto in Galilea, e il significato è trasparente e lo dirà Gesù a Simon Pietro: sarai pescatore di uomini. Si tratta di portare a Dio le anime, e portare a Dio le anime per far cosa? Per salvarle eternamente nella vita eterna. Questo sarà il tema dell'epistola di San Paolo, dell'epistola di oggi. Il Signore lo fa rivolgendosi a Simon Pietro e parla dalla barca di Pietro. Le reti sono gettate dalla barca di Pietro. È un indizio di quello che poi il Vangelo ci dirà chiaramente, la promessa del primato: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, a te darò le chiavi del regno dei cieli, cioè della chiesa. Poi la preghiera speciale per Pietro: pregato per te la tua fede non venga meno, conferma i tuoi fratelli. Ed infine, quando gli dà, proprio nella seconda pesca miracolosa, gli dà il potere vicario, il capo visibile che fa una sola cosa moralmente con Gesù: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Non è quindi una tradizione di alcune chiese, ma è una verità di fede rivelata che vediamo nei Vangeli e nella tradizione, che vi è il primato di Pietro. Gesù ha voluto fondare la Chiesa su Pietro, sulla sua fede, e quindi ha dato alla Chiesa una struttura tale che vi è un primato del solo Pietro su tutti gli altri apostoli e sui loro successori vescovi. Questo è stato chiaramente poi definito dal Concilio Vaticano I. Ora, voi sapete, per esempio, come recentemente Commissione lì per i rapporti con i non cattolici, eccetera, eccetera, ha presentato una bozza di documento molto lungo sulla questione del primato del Papa, del primato di Pietro, rivedendolo totalmente alla luce dell'ecumenismo con i non cattolici, siano essi orientali o occidentali, che negano il primato di Pietro, e all'interno nei rapporti con i vescovi.
e tutto, quindi al primato viene sostituita la cosiddetta sinodalità, o al Vaticano II la collegialità, e viene reinterpretato il Vaticano I, non il Vaticano II, il Vaticano I, che deve essere interpretato, storicizzato, relativizzato, non diventa più una verità di fede, ma diventa l'espressione della teologia di quei tempi, suscettibile di essere completata fino a essere praticamente stravolta. La gente comune pensa che i cosiddetti tradizionalisti sono contro il Papa. La verità è all'opposto. Sono i modernisti che sono contro il Papa. Sono loro che sono contro il papato. Non hanno altro desiderio che distruggere il papato. La cosa è diventata talmente chiara che anche persone di animo moderato, come il nostro amico Valli, vaticanista, ha recentemente scritto nel suo sito i sentimenti suoi di fronte a documenti di questo genere, per cui giunge alla conclusione che l'attuale occupante della sede apostolica non può essere il Papa. Ci stanno arrivando tutti, tranne la Fraternità San Pio X, che, come sappiamo, deve tutto ormai al benefattore di Santa Marta. A tutti gli altri ci stanno arrivando, però ci arrivano per l'attuale occupante della sede apostolica, ma non per i suoi predecessori. Ora io vorrei sommessamente far presente, ma questo documento, che poi tra l'altro è solo una bozza di lavoro, questo documento è fatto perché? È detto in maniera chiarissima, per rispondere a una domanda esplicita di Giovanni Paolo II. Nell'enciclica Autunum Sint, che ho commentato su Sodalizio tanti anni fa, quando fu pubblicata, quando disse che bisognava trovare nuove formule, nuovi modi per l'esercizio del papato, che non poteva essere come è stato fino ad ora. E queste proposte, la sinodalità, la collegialità, eccetera, è la risposta che già Lumen Gentium dà in nuce a questa domanda. Quindi bisogna andare a Giovanni Paolo II e prima ancora al Concilio a Paolo VI per trovare questo documento. Quindi non è oggi giugno del 2024 che noi capiamo che costoro sono i nemici del papato, è già nel 1965 che la cosa era sufficientemente chiara, per cui ci stupiamo dello stupore di tanti. Per quel che riguarda l'epistola, la quale invece volevo soffermare un po' di più, e so di spaventarvi perché già sono soffermato sul Vangelo, per quel che riguarda l'epistola, in questo passo del capitolo 8 San Paolo incomincia dicendo, sappiamo l'epistola ai Romani è forse la più importante di San Paolo, è brutto fare una classifica, è sempre la parola di Dio, ma forse la più importante. Non sono da paragonarsi le sofferenze di questo mondo con la gloria futura che ci sarà manifestata. Si attribuisce a San Francesco queste parole, che è un altro modo di dire questa verità. È tanto grande il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. E termina, dopo aver descritto il mondo, il creato, e il creato è stato fatto per l'uomo e l'uomo è fatto per Dio, dopo aver visto il creato partecipe della caduta dell'uomo con il peccato, ecco che l'Apostolo ci parla della redenzione, che tutto il mondo desidera che giunga a compimento totale. E questo compimento totale sarà in che cosa? Dice ancora l'Apostolo Paolo: in attesa della nostra eterna glorificazione di figli di Dio e della redenzione del nostro corpo dalla morte. Ecco, vedete, con la morte di Gesù sulla croce è stato vinto oggettivamente il peccato con la remissione dei peccati. La morte eterna è stata vinta. L'inferno è stato vinto. Mediante il sangue di Gesù
che ci è applicato nel battesimo, nel credo, diciamo credo nella, in un solo battesimo per la remissione dei peccati, poi nel sacramento di penitenza che è come un secondo battesimo, nella grazia di Dio che il Signore ci ha meritato con la sua passione e morte, che ci permette di vivere santamente, conformemente ai comandamenti di Dio, nell'amore di Dio. Ebbene, con tutto questo, le anime buone, le anime che il Signore ha eletto, le anime che obbediscono ai Suoi comandamenti e lo amano sopra ogni cosa, sono salve. Non devono più temere la morte eterna, vinceranno la morte eterna, avranno la gloria del cielo. Però, ecco, però rimane ancora una vittoria. C'è ancora un nemico, da questo punto di vista nemico, che deve essere vinto. Dopo la morte eterna, la morte temporale. Il peccato ha trascinato l'uomo nella morte eterna, che è il peggio di tutto, e nella morte corporale. L'aveva detto il Signore, e la conseguenza del peccato è questo. Allora il primo nemico è stato vinto, e noi sappiamo che l'uomo non è né un angelo, che è solo spirito, né una bestia, che non ha un'anima immortale, ma solo un corpo, e un'anima mortale, ma è un unicum, una cosa unica nella creazione, è corpo e anima. E l'uomo è tutto assieme l'una e l'altra cosa. La morte, castigo del peccato, è la separazione del corpo dall'anima. L'anima è immortale, è spirituale, è immortale. Per cui la prima vittoria, l'anima dei giusti la ottengono dal momento in cui entrano nel paradiso della gloria. Non c'è ombra di infelicità, ma la più grande felicità nel vedere il Dio. Ne hanno bisogno di nulla, nulla può oscurare questa loro gioia di tutti coloro che vedono il Signore, che sono con Lui per l'eternità. E difatti, da questo punto di vista, l'Apostolo San Paolo esprime il vivo desiderio delle anime che amano Gesù, che amano il Signore. Dice: io desidero essere sciolto dai legami del mio corpo, ma perché? Per essere con Cristo. Ed ancora sempre Paolo dice: finché siamo con questa tenda che è il nostro corpo, che ospita la nostra anima, noi siamo lontani dal Signore, peregriniamo ad Domino. Ma quando lasceremo queste nostre spoglie mortali, ecco che finalmente saremo con il Signore. Quindi da questo punto di vista, questo vivo desiderio dell'Apostolo e di tutti i santi di essere con Gesù. È la virtù di speranza, il desiderio ardente della vita eterna, voglio vedere Dio. Però l'uomo non è solamente anima, è anche corpo. E per cui anche le anime separate in cielo, che pure sono perfettamente felici e nulla loro manca, però desiderano riunirsi col loro corpo. E Gesù è il Redentore non solo delle anime, ma dell'uomo tutto intero, corpo e anima. E allora sempre San Paolo dice: l'ultima nemica, la morte, sottinteso la morte fisica, deve essere ancora vinta, ma lo sarà, sarà vinta. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Ed ecco che qui l'Apostolo presenta tutto il creato che è riassunto nell'uomo, come in attesa di un parto. Gesù aveva fatto lo stesso esempio della mamma che deve mettere alla luce il bambino nel dolore, ma poi quando nasce il bimbo nella gioia. E qui siamo in attesa di questo compimento perfetto della redenzione, cioè quando verrà redento, riscattato, salvato dalla morte anche il nostro corpo. Quando San Paolo si recò a Atene, che era la capitale culturale del mondo greco-romano, finché parlò agli ateniesi, che erano avidi di filosofia e di cultura,
di Dio da un punto di vista filosofico, Dio conoscibile attraverso le sue opere, Dio da cui noi partecipiamo da Lui, l'essere, la vita. Ecco, gli ateniesi lo ascoltavano con interesse. Ma quando San Paolo incominciò a parlare della resurrezione dei morti, lo schernirono e se ne andarono via. Di questo ce ne parlerai un'altra volta. Ma non poteva San Paolo non parlarne, perché San Paolo annuncia Gesù Cristo. E Gesù Cristo che cos'è se non un morto che è risorto? Eh sì. Come si fa a non parlare della resurrezione dei morti se non parliamo, se crediamo in Gesù Cristo che è un morto, sepolto e risorto? E quindi il messaggio cristiano non può trascurare questa verità di fede, che infatti diciamo nel credo, sia il credo degli apostoli, diciamo ogni mattina, credo nella resurrezione della carne, che vuol dire l'uomo, e infatti nel credo di Nicea Costantinopoli, quello della Messa, diciamo, ed aspetto resurrezione mortuorum, aspetto, ecco come la creazione di cui parla questa epistola, aspetto fremente la resurrezione dei morti. I pagani, non tutti, ma la maggioranza, pur credendo fermamente, anche lì non tutti, la maggioranza, pur credendo fermamente nella immortalità, spiritualità dell'anima, non credevano alla resurrezione dei corpi. Per questo gli ateniesi scherniscono Paolo, ridono di lui, tranne pochi che lo Spirito Santo, la grazia di Dio, ha illuminato, non gli credono e lo rifiutano. E i loro riti funebri, che erano così importanti, come i nostri d'altronde sono così importanti, esprimono questo pensiero: il corpo viene bruciato, viene distrutto, perché non è niente, come un vestito vecchio che non serve più. Mentre invece i cristiani, all'esempio di Gesù Cristo d'altronde, hanno rispetto per il corpo, non lo distruggono, ma come il chicco di grano di cui parla il Vangelo, gettato in terra dove si corrompe, sappiamo, sapendo che da lì verrà una spiga ancora più bella. E quindi ecco il rispetto verso il corpo del defunto, tempio dello Spirito Santo, chiamato a risorgere all'esempio del corpo di Gesù. E vengono resi al corpo del defunto tutti gli onori, per non parlare ai corpi dei santi che veneriamo nelle nostre chiese, nei nostri templi, con le sante reliquie. Tutto questo altro non è che la conseguenza della fede nella resurrezione dei morti. E il modello chi è? Ma è Gesù Cristo. Infatti sempre San Paolo dice: se Cristo è risorto, anche noi risorgeremo. E se Cristo non fosse risorto, neppure noi risorgeremo. Ma San Paolo non aveva il minimo dubbio, perché l'aveva visto il Cristo risorto, l'aveva visto con i suoi occhi. Aveva udito la sua voce, l'aveva visto con i suoi occhi. E quindi non dubitava minimamente che il Cristo era risorto. E se il Cristo è risorto, anche noi risorgeremo, all'esempio suo. La fede ci dice che Cristo e Maria assunta in cielo hanno il loro corpo glorioso. Questo corpo che noi avremo, immagine di quello di Gesù, che è il modello per capire, cercare di immaginare come sarà il nostro corpo glorioso, questo corpo è un corpo vero, è il nostro corpo e non un altro. Tant'è vero che Gesù mostrerà le piaghe delle mani, dei piedi e del costato, lo farà toccare, toccate, palpate. I fantasmi, come credete che io sia, non hanno corpo, sangue, ossa, come vedete che ho. Ma nello stesso tempo questo corpo non è più come era prima. È lo stesso corpo, ma non è più come era prima. È un corpo che non è più passibile, non soffre più, che non è più mortale, che non ha più tutta la pesantezza
che non è più un aggraviamento per l'anima, anzi dipende totalmente spiritualizzato dall'anima. Questo noi non lo possiamo immaginare. Quindi anche il corpo ha la sua ricompensa, come ha dovuto sacrificarsi e patire. E come dice San Paolo qui, non sono da paragonarsi le sofferenze di questo mondo con la gloria futura che ci sarà manifestata. Vale per l'anima, per le sofferenze morali e spirituali, vale per il corpo, per le sofferenze fisiche, le rinunce che bisogna fare. Ma ecco che il nostro corpo quindi sarà glorificato. Com'è possibile che avvenga la resurrezione dei corpi umiliati dalla morte? Ma crediamo che Dio esiste e che è onnipotente? E se ci crediamo ad una verità di ragione prima ancora che di fede, è una domanda insulsa. A Dio tutto è possibile. E colui che ha creato dal nulla il mondo non è capace di creare dai poveri nostri resti di nuovo il nostro corpo, riformare quel corpo che già ha creato col primo uomo. E non possiamo certamente pensare che non è possibile per lui, come ha creato Adamo dalla polvere, dalla terra, del suolo, così anche noi. E quando avverrà questa resurrezione dei morti? Dio solo lo sa, è il mistero e il segreto di Dio. Però questo possiamo dire, che per lontano che possa essere questo tempo, è niente in confronto all'eternità. E come saranno i corpi glorificati? E San Paolo ce lo dice, a immagine di quello di Gesù. E San Paolo ce lo dice, noi seminiamo, gettiamo il seme di un corpo animale e risorgerà un corpo spirituale. Sembra una contraddizione, ma non è così se vediamo il corpo del Cristo risorto. Ma poi i dettagli sono a noi ignoti. Dio solo lo sa e coloro che sono nell'eternità lo possono intuire vedendo in Dio. Ma sappiamo però che la morte, l'ultima nemica da questo punto di vista, è stata sconfitta, perché sarà sconfitta, perché il peccato sarà definitivamente sconfitto. Quindi è l'ultimo colpo di scalpello di quest'opera d'arte, che la redenzione è che il Signore farà, per cui sarà vero, verissimo quello che l'offertorio della messa di oggi ci dice: illumini i miei occhi affinché non mi addormenti mai nella morte, e il mio nemico non possa mai dire l'ho vinto. È il nostro nemico è il demonio, il nostro nemico è il peccato, ma non può vantarsi di averci vinto, perché Cristo ha redento e la nostra anima e il nostro corpo. Questa verità di fede è tanto consolante e direi è tanto umana. Vi ho detto che i pagani in genere, non tutti, non credevano alla resurrezione dei morti, eppure pur non credendoci ci speravano. In un certo senso avevano questo dolore, questa pena che non ci fosse. Se infatti vediamo Ulisse e anche Enea, quando si recano nell'aldilà e vedono le anime delle persone da loro amate, la madre, mi sembra, la moglie, eccetera, anime piuttosto tristi per la verità, perché l'aldilà pagano è tristissimo, hanno un gesto umanissimo, in cui c'è tutta l'umanità e nello stesso tempo il dolore che purtroppo non possa essere soddisfatto. Vogliono abbracciare queste persone, tendono le braccia e non possono stringerli perché sono degli spiriti disincarnati. Ecco, questo è il desiderio dell'uomo che viene deluso. Ma nella scena della risurrezione di Gesù invece vediamo la realtà. La Maddalena, gli apostoli, i primi credenti, centinaia di persone vedono Gesù, lo vogliono abbracciare e lo abbracciano e toccano le sue piaghe e toccano i suoi piedi e siedono a mensa con lui, anche se non ha più bisogno di mangiare, tutta un'altra vita.
Quindi questo desiderio che c'è nel fondo del cuore di ciascuno di noi, ebbene il Signore l'ha realizzato veramente, d'altronde lo sa come siamo fatti perché ci ha fatti Lui. E quindi dobbiamo vivere con questa fede profonda in questo articolo del credo che noi tra poco reciteremo, et expecto resurrezione mortuorum. Facciamo in modo quindi che sia la nostra anima, rimanendo impura e intatta dal peccato, sia il nostro corpo, lavorando e soffrendo per il Signore, possa meritare la gloria del cielo e la vita eterna per intercessione della Vergine Maria assunta in cielo, che noi invochiamo nell'Ave Maria tutti i giorni perché sia presente in quel momento in cui dovremo presentarci davanti a Dio e entrare nell'eternità. Prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. E concludo con la preghiera della messa di oggi. Fa, o Signore, che il mondo continui secondo il tuo ordine, nell'ordine che Dio ha stabilito, nella pace, e che la Chiesa sia lieti di una tranquilla devozione, sia ordine l'ordine di Cristo in questa terra, per l'ordine poi perfetto che regnerà nell'altra vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù.